sei tu. Dov'è Charmander? Squalo, squalo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa anteprima assoluta, veramente incredibile. Siamo io e Zumpa Fossi, vai. Eccomi. Che faremo il let's play in anteprima di Pokémon versione Bianca 2. Grandioso. Su emulatore, crediamo di essere davvero i primi in Italia di farlo in italiano. A meno che quelli che non hanno comprato perché sono andati in punti di vendita che lo davano in anticipo. Come si fa, scusa? Ah, è Z. Ah, sono invertiti i tasti. Che brutta Z è sempre stato la... No, è il contrario. Ciao. Ciao, ti do il benvenuto nel mondo dei Pokémon. Allora comincio con le voci. Io sono la Prof. Saralia. Ma tutti mi chiamano Prof. Sa Pokémon. Chi tirerà fuori? Spero uno non della Lincino, quinta generazione. Lincino tira fuori di solito. Oh, che palle. Ah, Cincino, stavolta hanno cambiato. Come state vedendo, stiamo registrando solo lo schermo sopra con Desmume. Questo mondo è abitato da creature strane chiamate Pokémon. Esistono numerose specie differenti e sono diffuse un po' ovunque. Le accomuna il fatto di avere poteri misteriosi. Noi umani viviamo in totale armonia. Sì. Non è affatto. Poche palle. Sì. Bene, questo è quello. Ecco, dimmi qualcosa di te. Oh. Sì. Vediamo. Sei un ragazzo o una ragazza? Non saprei. Dai, maschio, ragazzo, dai. Ma c'hai rasta. Sembra che c'hai rasta. Sei un ragazzo, quindi. Sì. Mi piacerebbe sapere anche il tuo nome. Dimmi come ti chiami. No, gli diamo un nome neutro. Lo chiamiamo... Marley. Ma no, cosa hai detto che sembra? Come si chiama? Sembra che c'hai rasta, quindi Bob Marley. Si chiama Tommy. No. Ah, già. Mi rifiuto. Il canale mio lo chiamo come voglio. Che nome di merda. Stai zitto. Tommy. Ti chiami Tommy almeno allora? Scrivilo normale, no? Vabbè. Ah, è vero. No, è più figo maiuscolo. No, sembri troppo un coglione. Allora lo chiami. Oh, aspetta. Oh, che cavolo. No, non so scrivere. Ma ci sono i tasti invertiti, è per quello. Devi chiamarlo Bob Marley. Tommy. Ok. Direi che così è perfetto. Ti chiami Tommy allora? Sì. Sì. Che nome di merda. Hai visto? Che figo il rivale. Anche questo sembra. Oh, come si chiama? Questo si chiama Zumpa. Tony. Zumpa. Va bene. Quello che se le prenderà sempre. Ma sono dettagli. Zumpa. Zumpa. Zumpo, ho capito bene? Sì, hai capito bene. Tommy, conto su di te per questo. Voglio affidarti il tuo primo Pokémon. Appena avrai scelto il Pokémon che ti farà da compagno di avventure, il tuo viaggio avrà inizio. Incontrerai molti Pokémon e persone con idee diverse. Spero che tu riesca a trarre qualcosa di prezioso da tutti questi incontri. Qualcosa che ti sia d'aiuto nella crescita personale. Bene, entriamo nel mondo dei Pokémon. Ecco, i bambini. Oh, è estate. What the fuck? Di solito si incominciava con l'inverno. No, io avevo incominciato con l'autunno. Mi scappa una lacrima. Game Freak presenta. Beh. Comunque ragazzi, questo gioco sembra davvero fantastico. Ma tutto ciò è commovente. No, comunque vabbè, la grafica. No, beh, ma a parte la grafica. Come ce la si aspettava. A parte la grafica è davvero figo, proprio sembra molto più bello di Pokémon Bianco e Nero. Che per me sono stati un mezzo fail, diciamo. No, non così tanto. Non troppo. Questo è neanche è non era neanche così fantastico. È vero, si parte da Questa è un'altra città. È nuova? Sì, è la città di partenza, si chiama... Ce lo scopriremo subito. Non ne ho idea, perché come ho detto è un'anteprima, quindi non sappiamo niente. Io non ho giocato la versione in giapponese, giusto per farvi sapere. Chi è questa nostra madre? È Nostradamus. Ah, nostra madre, Nostradamus. Non doveva far ridere, era una stronzata che mi è uscita così. Lo so. Guarda una foglia. Una volta erano grandi come una testa, adesso la testa la sanno pure muovere. Oh, rispondi. Oh, pronto? Sì? Cara Ralia, da quanto sì, tempo? Sì, salta sta merda. Un po' che... ah, vabbè.
ma non si può velocizzare, non so se lo sapevi. Come? Non è come il. Non è come il Visual Boy Advance. Che stregoneria mai questa? Lo so che. E io come li alleno i Pokémon. A te darà fastidio, però. Tu mi sono a casa. Ah, ma è tua madre allora. Io sto giocando ai videogiochi, ovviamente. È tua madre quella. Posso già muovermi. Incredibile. Sai camminare. Facciamo i primi passi in questo incredibile gioco. Sì, guardiamo il cestino. Minchia, incredibile. Ah, comunque ragazzi, a breve farò anche un video tutorial di come scaricare Nero 2 e Bianco 2. Solamente che per ora è disponibile solo Bianco 2. Anzi, ringrazio la fonte da dove l'ho reperito. Ecco, grazie mille. Pokémon Central, il forum di Pokémon Central. Ieri sera sono stato tipo una vita lì ad aspettare che lo caricassero. Poi alla fine l'hanno fatto. Quindi ringrazio tutti quelli di Pokémon Central. E appena uscirà Pokémon Nero 2, appena qualcuno lo dumperà, farò un tutorial per scaricarli entrambi. Tommy, ti piacerebbe avere un Pokémon tutto tuo? Yeah! Bene, il primo posto. Sai, un Pokédex? Yeah! Ma che cosa? E ce lo spiega! Ma questo vorresti... Yeah! Perfetto, anche il secondo allora è tutto deciso, Una ragazzina di nome Belle... Mia, la faccio da ragazzina. Andiamo di tirare un calcio in culo, è uno di proprio di brutta. Sarà lei a consegnarti il tuo nome? Sì, ma mica non è tanto mi. Sei per la borsa? Sì. Il nome della ragazzina è Belle. La prima volta porto che. Un grande cervello verde. Potrebbe essersi persa. Come potrebbe essersi persa? È grande, si perde. Ma non è una ragazzina, in questo gioco dovrebbe essere già grande. Ha 15 anni, più o meno. Ma no, di più, dovrebbe. 16. La rappresentano. Ciao Tommy! Ah no, ma il mio rivale! Ciao Tommy! Zumpa, sono come, io! Come va? Hai catturato qualche Pokémon? Da queste parti non ci sono allenatori, mi sto annoiando! No, questa voce la faccio io. Una ragazza di nome Belle ti regalerà un Pokémon? Davvero? Davvero? Sì. Sorella di. Ah, questa è mia sorella, sorella di Zumpa. Tommy, mi raccomando, se ti regalano un Pokémon, ne trattalo sempre bene, cazzo. Puntini puntini. Proprio così. Bene, ti accompagno a prendere il tuo Pokémon. Ho un conto in sospeso con qualcuno. Per occuparmene, però, ho bisogno di qualcuno di cui possa fidarmi, oltre al mio amico Pokémon. Ma certo, posso contare su di te. Sembri avere la testa sulle spalle, tu. Torna pure a casa. Ok, fratellone. Ciao, Tommy. Boys. Bene, cerchiamo questa tizia di nome Bella. Forza! E cerchiamo quella di nome Brut. E io lo so già dov'è. Perché l'ho visto. Dov'è? È sul promontorio. Il promontorio? No, promontorio. Su quella scalinata iniziale. So che è un promontorio. Perché quando ho fatto un video di un bug di Crash, c'era il mio amico che faceva video con me che non sapeva che cos'era il promontorio. Io gli facevo quella roba là con la lingua che avanza. Che non sapevo come spiegare cos'era un promontorio. Oh, vediamo un po'. E questo mi ricorda tanto Pokémon Diamante. Che si che. Tantan. Non poteva essere altrimenti. Il belvedere di Alisopoli. Eccoci. Ah, Alisopoli. Scommetto che Belle si starà godendo il panorama da lassù. Ok, va a prenderti il tuo Pokémon. Vado e torno. Sempre frugare lì. Vabbè, cazzo, sei un barbone. Oh, che figo. Guardate come bella, si muove la visuale. Yeah. Puntini puntini. Che bel panorama. Non credi anche tu? Ah no, aspetta, è una ragazza. Io mi chiamo Belle. Sono l'assistente della prof Saralia, l'esperta di Pokémon. Stavo cercando una persona. Per caso conosci Tumi? No. No, no. Sì. Tumi sei tu? Tun tun. Wow, sei proprio come ti avevo descritto. Alte con i resta. Piacere di conoscerti. Che bello incontrarsi finalmente. Dovrei chiederti un favore. Ci aiuteresti a completare il Pokédex? Yeah. Grazie, grazie a te le ricerche della prof Aralia. Aralia potranno continuare. Ah no, della prof Aralia potranno continuare. Inoltre completare il Pokédex è molto divertente. È molto divertente. Solo 600 non so quanti Pokémon. Bene allora. Ta-da! Ta-ta-ta-ta! Qui dentro c'è il Pokémon che diventerà il tuo fidato compagno. Non me lo fanno scegliere. Majin Buu. Oh, voi lo schermo sotto non lo vedete purtroppo perché chi ho preferito scegliamo? Registrare solo lo schermo sopra, però sotto c'è Belle, si vede adesso con le Pokéball. Chi scegliamo? Io prenderei Snivy, dai. Sì, dai, un classico, andiamo sul classico. Vai, Snivy. Sì, va bene. Mi fa schifo. Ma è per avere, sai. Tu mi ottimismo. Questa musica tra l'altro guarda un po' l'orario che noi non lo possiamo fare di 30 minuti sta parte. Non me ne frega. Snivy ti assiste. No. A proposito, vuoi dare un soprannome al tuo Pokémon? No. Sì, dai. Serpe. Cell. Che cosa c'entra? Non lo so, mi sa di Cell. No.
No, non chiamarlo Serp, ti prego. Snake. Chiamalo Sneak. Sneak. Sneaker, dai, è fighissimo. Sai almeno come si scrive? Sì, si scrive Sneaker. Sneak, no, anche solo Sneak è bello. Sneak. Sì, non lo dicevo così, ma va bene lo stesso. Sneak! E questo è il soprannome. Volevi scrivere Sneak, è vero? No, Sneak senza la E. E questo è il soprannome che hai scelto? Sì. È proprio un bel soprannome. Grazie. Vaffanculo, va. E dopo il Pokémon, ecco a te il Pokédex. È una giornata di regali questa. Tu mi hai ricevuto il Pokédex. Il problema di questo gioco è che non Pokédex possiamo velocizzare. È uno strumento ad alta tecnologia che registra automaticamente i Pokémon che incontri. You don't say. Quello che la prossima Aralia ti chiede è di cercare tutti i Pokémon della regione di Unima, girando dappertutto con il tuo Pokédex. Cazzata! Ci sono anche quelli delle altre regioni, fottuta Aralia. Tra parentesi, se non hai niente da fare, ogni tanto prendi qualche medaglia, che è giusto. Giusto così, per divertirsi, cioè. E ora sfidare con il tuo. Quanto pensi di farmi aspettare? Broccolo! Quindi quello è il tuo primo Pokémon. Bene. Come ti ha già detto la mia sorellina, cerca di prendertene cura come si deve. E cos'altro porti lì? Quello è un Pokédex. No, sono io che la faccio. Mi scusi. Quello è un Pokédex. Ma che cavolo. Vorrei anche io un Pokédex. In questo modo potrei diventare più forte. Con un Pokédex imparerei un sacco di cose sui Pokémon e così facendo diventerei imbattibile. Imbattibile. E tu chi saresti? Io sono Zumba. Voglio viaggiare per tutta la regione di Unima con la mia squadra di Pokémon. Sto cercando qualcosa di molto importante. Cazzo mi scrive. Qualunque sia il motivo, viaggiare fa sempre bene. E dopo tutto ho proprio qui un Pokédex in più che non mi serve. Guarda caso. Rispetto a 2 anni fa, la distribuzione dei Pokémon sul territorio è cambiata. Meno male, cazzo. Era ora. Quindi più siamo a registrare. Ah, abbiamo scelto Snivy soltanto per prenderci Growlithe. Sì, esatto. Da quanto ho capito, si trova Grow. Sentite un po', ora che avete entrambi un Pokémon, perché non vi sfidate? Sai cosa mi sa tanto sto rivale? Di un rivale proprio di quelli sboroni che ci mancava. Vediamo come te la cavi come allenatore. Io userò Tepig, che ho allenato da quando si è schiuso il suo uovo. Ma che cazzo dici? Se l'hai preso adesso? Ah, no, non l'ha preso. No, lui ce l'ha. Ah, l'ha allenato da quando si è schiuso e sarà al livello 5. Sai, Comore era troppo uno scemo come rivale. Questo mi sembra davvero molto questo più figo. Questo è già un pochino meglio. Sì. Beh, per carità, non se le prenderà lo stesso. Non raggiungerà mai i livelli di Gary, però. Blu. Mandiamo Sneak. Ok, vai, allora. Vabbè, non è che può fare tanto, ragazzi. Azione. Azione a tutta potenza. Sbabam. No. Ecco. Una grande, no. Un grande. Il dolore del mio amico Pokémon è anche il mio. Non so se l'avete notato, ma sicuramente avrete giocato ad altri giochi di Pokémon e vi ricorderete che la vostra lotta con il primo Pokémon è molto appassionante perché avete una varietà di mosse che da poter usare. È una lotta all'insegna di azione, graffio, botta. Diciamo le mosse più potenti. Esatto. Però mi sa che vinciamo perché noi siamo più veloci, lui no, sta... No, o c'è un brutto colpo oppure l'altro fa il coglione come succede adesso. No, tanto noi siamo più veloci, quindi abbiamo vinto. Ma non vuol dire essere più veloci. Sì, dai. Anche se togliamo un po' di meno, lui ha un po' più di attacco. Avrebbe vinto come lui sempre, se avrebbe salire al 6. Ah, vedete? Ecco, un problema se non facciamo. Non siamo riusciti a vincere. Serberemo per sempre il dolore. Vabbè. Comunque un problema se non pacciavate la ROM, infatti poi ve lo ho perso, è stata una lotta diversa da quelle con i Pokémon selvatici, però mi fa sempre piacere sapere che è un allenatore su cui si può fare affidamento. Bene, io mi metto in viaggio e tu non dimenticare di allenarti duramente, ok? Entrambi i Pokémon ce l'hanno messa tutta. Tutta! Ma questo piccolo è ancora dorato. Ah no, è ancora debole. Bisogna farlo lottare per aiutarlo a crescere e migliorare. Bene, ora ti accompagnerò al centro Pokémon dove potrai curare i tuoi amici dopo le lotte. Lotte! Cioè c'è un centro Pokémon in nella prima città. Sì, non l'hai visto? No, incredibile, ma è la prima volta. I centri Pokémon sono uguali dappertutto. Tutto! Bene, entriamo. Andiamo. Faccio la seconda voce. L'eco. Ma che cazzata è? Ora ti farò visitare il centro Pokémon. Andiamo. Al centro Pokémon curano i Pokémon. Sì, per favore, questo lo saprà. Lo sanno anche i bambini di 2 anni. Beh, sì, in effetti. Ah, sta musichetta. Ah, relax. Ora ti spiegherò cosa serve il PC. Beh, penso che lo sappiate. Questo oggetto quadrato è il PC. You don't say.
Beh, perché ti sembra un PC? No, molto. Lo chiamerei box. No, mi sembra. Come questo si chiama? È Pokémon Market. Già che qui Pokémon Market sono... Mi sembra, sei tipo nel cartone con Ash che ha tipo il videotelefono che chiama Bob. Oh, sì. Il professor Rock. Ma ti danno subito tutto qua. Ti danno le Pokémon. Sì. Anche ora. Dicevo, l'unico problema, ragazzi, che se non patchate la ROM, aspetta un attimo, che vi spiegherò poi nel tutorial che farò, è che non potete far salire i vostri Pokémon di esperienza, ma comunque poi vi spiegherò come fare. Nel tutorial che farò tra 2 giorni, credo, più o meno. Chiaramente questa versione è già patchata. Ovviamente. Ah, tu devi essere Belle, piacere di conoscerti. Quindi tu mi hai scelto Snivy? Ha un buon presentimento. E beh, sarebbe... Ops, quasi dimenticavo. Ecco, tieni. Sì, oh, finalmente. Mi dia dall'inizio proprio. Incredibile. Ti stanno benissimo. Bene, ora ti leggo le istruzioni. Ma come fanno delle scarpe da corsa ad avere delle istruzioni? Una volta l'altro giorno sono entrato in casa di un mio amico correndo. Ma cosa fai? Avevo le scarpe da corsa. Sono le zoom. Ah, vai, la tocca a te. Questo invece è da parte mia. Registra dati. Ovvio. No, quello è il blocco amici. No, ma minchia, scusate. La mia ignoranza. Non siamo abituati con questi giochi. No, abbiamo giocato tutti e due a nero. Tu hai giocato a nero, io ho giocato a bianco, però. No, io ho giocato anche a bianco perché ti ricordo che non è riuscito a scaricare nero. Quindi mi hai dato bianco. Ah, è vero, avete giocato entrambi abbiamo giocato entrambi a bianco. Vabbè, cosa cambia? Ora andiamo sul percorso 19. 19? Come il percorso 19? No, non penso. What the fuck? Sì. Perché adesso non si parte, questa città praticamente è ancora più in basso. È in basso a sinistra, mi sembra. Esatto, esatto. Dopo diamo un'occhiata alla mappa. Ah, finalmente. Oh. Volevo liberarmi. Cioè, tu hai bisogno di delle scarpe per correre. Oh, giustamente. Oh. Ehi, ma che cazzo. Ehi, tu mi non vuoi proseguire senza Bok. Bok. Oh, scusa. Ah. Hai contestato. Scusa. In questo caso ecco un regalino. Allora. Prima ci ferma così bruscamente. Sembrava la dogana a posto di blocco. E noi siamo incaricati di portare la ganja in tutto il mondo dei Pokémon. Ehi, di qua. Non so perché, ma mi viene in mente quel giorno sul percorso 1. Uno. Ah, quello in bianco. Ok, passiamo alle spiegazioni. E poi che palle. E questo direi che lo possiamo anche tagliare e saltare velocemente. No, facciamo semplicemente. Che emozione, sarà un Patrat? Ah, un Purloin, addirittura. Lì, eccolo lì. Ah, lei non ha l'altro starter? No. E l'altro chi ce l'ha? C'è la Comor. Quello non tolto. No, Comor è diventato capo palestra. Sì? Non c'è quella veleno nuova di capo palestra? Quella nuova. Mi sembra che Comor è diventato capo palestra. Sì, comunque questa guida, ragazzi, sarà fatta tutta in blind. Non dici cosa vuol dire blind. Infatti. Vuol dire che non abbiamo mai giocato al gioco ed è tutta una novità per noi. Quindi sarà una guida blindata. Esatto. Cioè, per dire, se non sappiamo dove andare, poi magari guarderemo anche. A parte che non so dove ci siano tutte queste guide in giro, comunque. Perché il gioco è appena uscito. Cioè, quella ufficiale da comprare. Ma sì, alla fine uno quando compra un gioco nuovo e non sa cosa fare, cosa fa? Va avanti. Sì, voglio vedere se giochi con gli Zelda. Poi e poi Pokémon è un gioco relativamente facile, insomma. Sì, Pokémon è abbastanza facile. No, quelli difficili sono tipo gli Zelda, se non sei capace di andare avanti. Lì è un casino. No! Catturiamo il nostro primo Pokémon. Guardiamo. No, il Patrat te lo scordi. Il Patrat fa schifo. Ma perché? Secondo te io lo voglio? No, così per dire. Io non vedo l'ora che mi diano Growlithe. Oh, non sono abituato a inversione. Nella prossima parte inverto i tasti A, B perché non riesco a giocare. C'è già dell'acqua qui. Ma lo Z è là. No, è il contrario. È la X. Sono scambiati su sto emulatore. Fidati, io sono abituato a Visual. Questa è la B e questa è la A. La X è la I e la B. La X è la A e la Z è la B. Non dovrebbe essere. Ah, sono invertiti. Sì, è vero. Io mi trovo meglio nell'altro modo. Io sono. Anch'io ho sempre giocato con la Z. Perché noi giocavamo con Visual Boy? E che ne so io. Ma vaffanculo. Oh! Incredibile! Mi è interessantissimo. Però non puoi saltarlo dall'incontrario perché non sei abbastanza Bolt. Che poi mi. Cioè, io mi chiedo se tu riesci a buttarti giù. Cioè. Vuol dire ti ammazzeresti se sei troppo alto. Ehi tu allenatore. Ehi tu. Oh ecco, c'è già il campione. Non è più il campione. Io sono Nardo, un allenatore. E la mia passione è quella di far capire a tutti quando sia meraviglioso vivere insieme ai Pokémon e alle ciambelle. Ma hai visto dove è saltato? Da lassù è saltato.
Vabbè, ma lui è atletico. Certo, è un vecchiaccio. E tu sei? Dunque ti chiami Tummy e vieni da Lisopoli. Non l'avrei mai detto, lì c'è solo quella città. Mi scruta. Il tuo Snivy è un Pokémon decisamente bello, ma tu devi ancora maturare come allenatore. Ti darò una piccola infarinatura, poi una friggitura e poi ti metto nella bollitrice. Yum. E il pranzo è servito. Venturia! Ma che cazzo di nome è? No, volevo illuderlo. Illuderlo. A proposito, tu mi hai la tua squadra in forma? Ma lo so che bisogna essere sempre in forma. Dai, segui il coglione. Spero che se ne vada. I capelli fulvi. Dai capelli Super Saiyan rossi. Come me. No, tu non ce li hai sparati i capelli. Vabbè, ci metto un attimo, eh. Che figo, di nuovo. Cos'è qualcosa? Un campo di Pokémon, di battaglia? Sono qui, allora passiamo ai fatti. Un momento, ma come hai detto? Hai due mappe. Ma saranno cazzi miei, scusa. Ah, è per un tuo amico. Senti, ma perché sei il tuo amico? È quello che ha Taping. In questo caso credo di averlo visto allenare sul percorso 20. Che ne dici innanzitutto di consegnargli la mappa città? Ne dico che va bene, stronzo. Adesso e va. Basta. Mi avete rotto le palle. Che noia, si può andare avanti adesso. Che cazzo vuoi, nardo? Ah, non mi fai andare sul campo. Nerdo. Un camion, freghiamolo. Andremo un pochino più veloce.